Sì, sì. Caffè il caffè pagato. Sì, almeno, il caffè pagato. Allora, perfetto. Dunque, siamo in compagnia di Marco, che lui fa un lavoro particolare, secondo me potrebbe essere utilissimo per chi sta guardando in questo momento il video e cerca un lavoro a Barcellona. Allora, Marco, presentati, dai, al volo. Ciao a tutti, io sono Marco, sono a Barcellona da 4 anni e sono felicissimo di vivere qua. No. Lavoro nel settore delle risorse umane, che si chiama HR o recursos humanos, a seconda delle lingue in cui lo vogliamo parlare. Risorse umane, quindi sono la persona che si inglese? HR, Human HR. Resources. E sono quello che si occupa in vari modi che le persone al lavoro sono contente, no? Ed è un lavoro che si fa nelle grandi aziende. Esatto. Poi la cosa particolare è appunto che lavorando nelle risorse umane, nella Scanaway, esatto, tu puoi dare consigli a chi cerca un lavoro su come fare, no? Sì. Ad esempio, ieri mi hanno fatto una domanda ieri, non a caso. Mi hanno chiesto: ma io ho 44 anni, secondo te ho possibilità di lavorare a Barcellona? Quindi lo chiedo a te. Allora, per chi diciamo supera l'età. Io non credo che ci sia un'età limite per iniziare un nuovo lavoro in questi punto del mondo, soprattutto a Barcellona, dove non mancano le opportunità. Quello che io dico sempre, non solo come ha detto alle risorse umane, ma più che altro come mia esperienza anche personale, di persona che per prima è venuta qui a cercare il lavoro a Barcellona, che la cosa più importante è avere un progetto, quindi non semplicemente venire qui e dire vabbè, troverò qualcosa, che è una cosa che spesso leggo nei gruppi di italiani a Barcellona, ma penso che è una cosa che facciamo un po' tutti. Ma pensare prima di arrivare, prima di pensare di venire qua o in qualsiasi altro posto, che cosa posso utilizzare, qual è il mio talento, qual è la mia capacità che voglio mettere a frutto qui, e capire se questa capacità è spendibile o no, quanto è spendibile in una città come Barcellona. Ad esempio? Per esempio, se io per esempio avevo già esperienza come HR, quello che mi mancava era un po' la connessione col mondo spagnolo, no? Quindi mi sono iscritto qui a una business school a Barcellona e questa formazione mi ha dato poi i contatti, la conoscenza per poi trovare lavoro qui. È stato essenziale per me. Se non l'avessi fatto sarebbe stato molto più difficile. Come per esempio, se io ho esperienza come cameriere e so che per lavorare bene ho bisogno, cioè per avere il doppio delle possibilità di lavorare ho bisogno di imparare lo spagnolo o di saperlo già a un buon livello, un livello accettabile, magari me lo studio prima e so che se senza spagnolo avessi avuto non so, il 50% di trovare lavoro, il 30%, con lo spagnolo le mie possibilità aumentano al 70%, no? Ah, bello, questo aspetto tecnico mi piace, bravo. Quindi cercare di pianificare il proprio arrivo qui, già avendo un piano che può funzionare. Perché se io fossi venuto qui senza informarmi su che fare per rendermi spendibile su questo mercato del lavoro, che è competitivo, perché qua c'è un sacco di gente, tanti italiani. Esatto. Credo che siamo la popolazione più numerosa straniera. Esatto, giusto? Siamo i primi. Siamo più di tutti. Cioè, ci sono gli spagnoli e poi ci siamo noi. Esatto. Quindi, voglio dire, siamo proprio appassionati. Esatto. Siamo in un posto italiano qui, tra l'altro, che fa il caffè italiano, quindi siamo molto felici. Sì, qui siamo venuti in un barretto fantastico italiano. Quindi io quello che consiglio prima di tutto è studiate il modo migliore per rendere, per fare, per avere successo qua, per fare in modo che siano altre possibilità che vi possiate ricollocare qua, possiate quindi trovare un'opportunità. Allora, diciamo, l'aspetto della lingua, prepararsi un pochettino prima, sì, potrebbe essere vantaggioso. Cioè, la lingua è solo un esempio. Pensate a quello che c'è qui. Chiedete su quello che il mercato chiede qua. È vero. Magari viene fuori che ci sono un certo tipo di profili che si cercano molto. Magari potrebbe essere interessante farvi un corso prima, un corso che potrebbe organizzare la vostra regione. Era sta cosa, bravo. Io non lo faccio, cioè non ci ho pensato, però sarebbe stato la professionalità delle l'esperto. Quindi venite già qua con delle competenze, delle esperienze che vi possono servire praticamente. Cercate queste esperienze sulla base di quello che è il mercato attuale, quindi chiedete, cercate, guardate quali sono i lavori più cliccati su Barcellona, sui vari siti. Sulla base di questo fate un po' un check su quello che voi siete in questo momento e quello che potrete offrire in questo mercato. E in questo modo potete anche capire che in questo momento non c'è niente che potete dare,
mi avvicino più a te, cioè non è un problema, ci vorrà un po' di tempo in più, però meglio prepararsi meglio e poi riuscire o avere altre possibilità di riuscire o venire qua, avere una brutta esperienza o rischiare di avere una brutta esperienza e tornarsene con la coda tra le gambe senza un soldo. Esatto, bello, mi piace questa riflessione, prepararsi un pochettino prima per essere più avvantaggiati o aumentare le probabilità. E che consigli puoi dare, diciamo pratici, oltre a quello del corso, in effetti cercare di informarsi, ad esempio quali sono i lavori più gettonati in questo momento a Barcellona nel 2020? Qual è il settore secondo te dove ci si potrebbe lanciare? Non lo so, domande un po' a casaccio, sì, però qui c'è tantissimo lavoro, ci sono dei settori evergreen per tutti, per tutte le categorie, dai camerieri ai commessi, agli addetti di ufficio, però mi risulta difficile darvi un'ottica completa attuale. Io quello che vi consiglio di fare è informarvi voi, andate tipo al settore turistico? Sì, ci sono assolutamente, okay. Quello che io consiglio di fare è cercare personalmente su siti come Indeed, siti come LinkedIn, siti come Infojobs. Non mettete una categoria, mettete solamente Barcellona e niente, e vedete quali sono nelle prime due pagine i lavori più comuni. In base a questo guardate quello che si cerca per questi lavori e fatevi due conti, magari c'è qualche tipo di lavoro che può essere affine alla vostra esperienza. Se non è così, studiate, fate delle esperienze più semplici da trovare nelle vostre realtà e poi spendetevi qua, però non venite qua e fatelo qua, fatelo a casa dove siete più tranquilli, dove avete magari un tetto sulla testa, dove non avete un affitto da pagare o almeno non siete nell'incertezza che si può avere quando si cambia città e si ricomincia da zero. Cioè poi, non fate come me. No, poi c'è da dire anche che c'è gente a cui va bene, e a tanti va bene, però io non ho però la tua parte mi piace di più. Io non ho voluto correre il rischio, io ero consapevole che probabilmente se non fosse andato bene sarei tornato a casa mia a Bari e avrei trovato altro in un intorno professionale più semplice di quello di Barcellona. Ho colto il rischio, ma la possibilità che io avessi successo per il tipo di azioni che ho fatto era abbastanza alta. Se non fosse stato così sarebbe stato più complesso e io non volevo rischiare troppo di fallire. È tutto qui. Ti è capitato di fare un colloquio a una persona con più di 40 anni? Di incontrare questo aspetto non è un problema, quindi l'età non è un problema dal tuo punto di vista, visto che ci lavori anche tu fai colloqui, anche colloqui, come si dice, recluti, no sono colloqui di selezione, faccio reclutamento, sì, si può chiamare anche così, o recruiting. Certo, il profilo ideale è sempre un profilo giovane, perché il giovane può fare più cose, è più flessibile, chiede anche un salario più basso in generale, però quando si ha magari un livello di competenza più alto, perché magari nella propria vita si è fatto più cose e si può spendere su cose che magari sono difficili da trovare, allora sì che magari, non trovando un giovane che ha quelle capacità, quelle esperienze, una persona di 40 anni che è comunque giovanissima, non parliamo di 60 anni, 65 anni, 70 anni, parliamo di persone che hanno... Un saluto ai 65 anni che volevano trasferirsi. Ci sono, chissà. Io nella mia esperienza professore ho fatto anche orientamento a persone molto grandi. Ah, vedi, questo è interessante. E lì chiaramente si fanno dei discorsi diversi, però la chiave sempre è utilizzate le vostre esperienze per farvi spazio in questa realtà. Più siete grandi, più magari ne avete fatte di esperienze, quindi mettete in luce le vostre esperienze e capite se queste esperienze sono vendibili nel posto che state cercando, dove volete rivendervi, e agite di conseguenza. Non fatelo prima, ripeto questo, non fatelo, vengo a Barcellona e allora ok, ora mi rimbocco poi le mani penso. Che ci penso. No, pensateci prima, perché magari potrebbe essere che le vostre esperienze non sono compatibili con Barcellona o con Berlino, con Dublino, e magari potrebbe essere meglio ripensare alla vostra destinazione finale e poi avere successo che magari venire qui o da qualsiasi altra parte e scoprire che come voi ce ne sono tantissimi altri. E qual è quella cosa invece, quella caratteristica che non che sia carente qua,
che però dici, cavolo, se sapete questa cosa a cui trovate, non lo so, faccio un esempio, se sai il cinese, sì, venite, allora, ok. Se sapete bene il tedesco, qui, qui trovate tanto lavoro. Però bene, quindi deve essere un tedesco fluente, dovreste essere in grado di parlare con persone della Germania tranquillamente. Sapere il tedesco qui apre molte porte, perché ecco, le persone che vengono qui, che sanno il tedesco, sono poche, molto spesso non sono molto determinate a restare, vengono qui più in vacanza. Se invece voi venite qua con la voglia di restare con un tedesco ottimo, quindi un B2, parliamo di un B2 almeno, ok, le vostre possibilità aumentano parecchio, qualsiasi sia il settore in cui dovete spendere. Quindi se non sapete dove incominciare, buttatevi sul tedesco per Barcellona. Ottimo, quindi se qualcuno sa il tedesco e sta pensando di cambiare vita, sappia che qua a Barcellona ci sono ottime probabilità di trovare subito un lavoro. E vabbè, ma in generale, scusate la tosse, e per tutte le lingue vale. Cioè nel senso, io ho notato che più lingue sai, tipo l'inglese, sì, il francese, il cinese. Vero. Ci sono... Anche se non sei lo spagnolo, sei comunque avvantaggiato. Assolutamente. Ci sono delle lingue più rare da trovare su questo mercato, quindi... Per esempio, il francese è comunque una lingua non semplice da trovare, ma ci sono in media di più persone capaci di parlare francese, che non vuol dire francesi, persone fluenti in francese. Però tra le lingue che si cercano, per la domanda che c'è, perché magari non c'è gente, tanta gente qui che parla, non so, ungaro, però non c'è bisogno qui di parlare ungaro, però per il mercato che c'è si cerca molto persone capaci di parlare, particolarmente il tedesco. Quindi okay, il tedesco secondo me, dalla mia esperienza, che la mia è basta, non sono un guru né mio. No, beh, però tu lavori. Quella che è stata finora la mia esperienza qui, devo dire che tra le lingue il tedesco è quella che più ripaga l'investimento di sforzarsi, perché comunque è difficile. Io l'ho fatto un po' in tedesco e sono rimasto alla A1 o A2. Ah, è difficile. Il problema che ho scoperto era simile al latino. Quando l'ho scoperto, i miei voti a scuola sono scesi in maniera critica. Davvero simile al latino il tedesco? Sì, perché ci sono i casi. Io l'ho scoperto al secondo anno di scuola. È stato un trauma, però vabbè, mi sono messo in testa che devo riprenderlo, perché ho una base e sarebbe utile anche per me. Esatto, ottime possibilità in più rispetto a... E non so, cosa ti è mai capitato di fare un colloquio ad una persona e dire questo aveva un buon curriculum, era perfetto, eccetera, però quella roba lì lo ha penalizzato? Non lo so, Fare i colloqui è un mondo, non è semplice, è molto importante sapersi vendere, perché l'abito... Bravo, spiegami questo. Perché bravo, l'abito fa molto il monaco, anche se si dice il contrario, quindi è molto importante essere capaci di descriversi bene, essere concisi, arrivare al punto, non fare troppi giri parole, discorsi vaghi, perché l'attenzione di un recruiter è... non è molto lunga, perché lui deve vedere tante persone. Ragazzi, sono dei consigli straordinari, prendete appunti. Quindi preparatevi, sempre questo è il consiglio, preparatevi su quello che può essere, quelle che possono essere le cose che vi vendono meglio, preparate degli esempi concreti di successo in cui avete messo in pratica queste cose nella vostra realtà lavorativa o personale, se non avete esempi lavorativi, e imparate a descriverle con efficacia in pochi secondi. E quando, avendo questo approccio, essendo affabili, essendo sorridenti, sicuri di sé, già di per sé partite bene. E sorridenti e affabili. Siamo persone, anche i recruiter sono persone, e una persona che ci sa fare è sempre preferita a una persona che non ci sa fare ma magari ha mille esperienze. Quindi lavorate su questa capacità di parlare di voi stessi. Esatto, io faccio un po', non so se c'entra l'esempio, però quando facevo i colloqui, cioè che andavo io a fare un colloquio per cercare lavoro, immaginavo sempre quando entravo in un bar, no? A me dava fastidio vedere il barista che non ti salutava col sorriso, non ti accoglieva, non venivi calcolato, e dentro di me ho sempre pensato, ecco, in questo bar non c'ho voglia di venire. Quindi ho messo in pratica quella roba lì anche nei colloqui. Ho pensato, se io mi faccio vedere svogliato, quello che non ha voglia di assumermi, giustamente. Mm-hmm. Quindi... perché, ripeto, alla fine siamo esseri umani. Esatto. Una persona che ti sorride, che ti mette a tuo agio, ti dà una sensazione diversa. E io ho mangiato intanto il dolce. Bene. E questo è fondamentale, per quanto si possa dire che no, è la competenza, è l'unica cosa che si vede.
è una cosa fondamentale, però è condita con il saperci fare, con il sapersi porre. È come mangiare un'insalata buonissima senza olio, aceto, senza essere condita, è buona, uguale. Però il condimento ti dà quella, quel tocco in più che la rende veramente incredibile. Grande. Ma guarda che bella metafora che mi sì, qua di insalata. Ci piace. Mi sto rompendo di me stesso. E invece, un aspetto tecnico, il curriculum. Allora, una mia amica ha detto, anche nel video precedente, no, non mi ricordo chi, non me lo ricordo più, non il curriculum europeo. Ah no, infatti sì, no, è stato bandito? Non lo sapevo, ma io no, però ma non esiste più da un sacco di tempo, cioè, okay. Ora se mi inviate un curriculum europeo io mi metto a ridere, cioè mi metto a vedere, ma questo, no, veramente, a parte che secondo me ma veramente il curriculum europeo è fatto un po' con una formattazione che lascia un po' a desiderare. Prima di tutto un curriculum deve essere lungo massimo una pagina e mezzo, una pagina meglio, quindi già quello con lo peo sforiamo perché fa, quindi una essere pagina lungo, una pagina è una cosa ideale, okay. E in base a quella che è la vostra esperienza dovete mettere in risalto quello che vi vende meglio, no? La vostra ultima esperienza descrivendo le vostre competenze, le vostre esperienze, i vostri compiti chiave, e è un discorso lungo da fare, sì, è difficile riassumerlo, però sì, tu fai una sintesi, però lo scopo però di un curriculum è semplicemente quello di attirare l'attenzione del recruiter, che in 5 secondi, 10 al massimo, deve capire che voi siete interessanti per questo lavoro, Ciò vuol dire creare versioni diverse di un curriculum in base alle posizioni che inviate, se inviate per posizioni diverse, molto diverse tra loro. Questo vuol dire utilizzare grassetti per i ruoli, utilizzare elenchi puntati, non fare mapponi, mega testi illeggibili in 10 secondi, e che chiaramente immaginate che un recruiter quando fa lo screening dei curriculum ne guarda in un minuto 10, ma se non 20, quindi deve subito cadere alla sua attenzione, deve subito essere chiaro il suo occhio, devono essere chiare le informazioni che cerca. Se questo non c'è, sarete scartati. Bel consiglio, probabilmente. Bello. E mi raccomando, sempre professionali, ho visto veramente delle cose incredibili, tipo ragazze che mettevano la loro immagine in costume su un'intera pagina. Veramente? Ma veramente? Sì, in costume? Veramente. Quindi, no, beh, ma non è una roba che c'è... Io l'ho visto in come mentre facevo il mio lavoro, perché ma anche, partiamo anche dalle cose semplici, foto tagliate, qui si vede palesemente che tu sei abbracciato con i tuoi amici. Bruttissimo, ma davvero lo fanno? Sei uscito bene, quindi ti fai il quadratino, però si vede magari il braccio dell'amico che esce dal lato. Quindi state attenti ai dettagli, perché i dettagli fanno la differenza. È vero, bravo. Ma sì, che poi oggi come oggi, anche con un telefono, con un iPhone, un telefonino, qualunque, col muro dietro bianco ti fai una foto da solo ed è meglio piuttosto che quella della discoteca con gli occhiali. Ma sì, assolutamente. E invece, no vabbè, questa cosa mi ha scioccato però, che mettono una foto costume. L'ho visto più volte. E invece ti faccio sta domanda, tu hai mai guardato, non so se puoi dirlo, non ti preoccupare, se poi lo dici se no, comunque le aziende in generale, chi fa i colloqui, guarda il social delle persone che puoi andare a assumere? Non dico il primo step, ma magari al secondo o al terzo. Quanto, non lo so, li guardi? O dipende, lo guardano? Dipende dall'azienda. È una consuetudine spesso guardare LinkedIn, soprattutto per posizioni un po' più strutturate. Scusa la parentesi, LinkedIn va qui? Tantissimo, sì. Perché in Italia, ni. Allora, non è come essere in Inghilterra o in America, però si usa e si usa parecchio. Quindi io investirei su LinkedIn se avete un profilo da azienda. Se non ce l'avete non è troppo un problema. Ok, quindi LinkedIn se non ce l'avete curatelo bene, fatevi un sì spendeteci un'oretta, sì. Però fatelo a modo. Io il consiglio che do è guardate i profili delle persone che immaginate un profilo che vi interessa, un profilo in cui che potrebbe essere il vostro tra 3 anni, no? 2 anni, 5 anni, e cercate di capire quali sono le cose che più belle di quel profilo. Vero, a livello di esperienze, ma anche a livello di come è scritto, e imitatele. Ottimo. Fatele vostre a vostro modo e utilizzatele come ispirazione. Io per esempio ho trovato la business school che poi ho scelto qui guardando i LinkedIn delle persone HR più grandi di me che su Barcellona, e ho scoperto che tante persone avevano fatto quella specifica business school, e ho scelto quella business school e mi sono trovato bene. Per esempio, è un caso tipico di come utilizzare LinkedIn come ispirazione. Bravo, ottimi consigli. C'è chi guarda anche Facebook, Instagram,
non è una cosa professionale da fare, accade nelle piccole realtà non aziendali. Io quello che vi consiglio, se proprio allora, io vi consiglio generalmente di pubblicare su ogni social cose che non vi possano compromettere. Questo come consiglio, a prescindere dal lavoro. Bannati sabati sera, no, con gli amici. Cioè, va bene essere contenti col bicchiere in mano, una cosa è essere fotografati magari sbronzi a terra, quindi magari non permettete che questo accada, e vi consiglio anche proprio di non stare troppo così in generale. E quello che si consiglia è magari di non avere un nome sul vostro Facebook che sia proprio il vostro nome e cognome, magari non rendervi così facile da trovare. Però, ottimo. Ripeto, non è una pratica che si fa nelle grandi realtà. Nelle piccole realtà potrebbe succedere. Nelle piccole lo fanno perché è più terra terra, cioè io voglio sapere con chi ho a che fare. Nelle grandi realtà sei un numero e quindi conti, tra virgolette, passami il termine, meno. Invece in un baretto, che ne so, in un ristorantino a gestione familiare è più facile che io voglia vedere chi tu sia. Ma è anche lo strumento più accessibile che hanno, dal loro punto di vista. Esatto. Quindi, beh, bello, bello. Hai dato un sacco di consigli su questa cosa. E vabbè, ho sempre parlato dei documenti che servono per lavorare a Barcellona. Ti faccio una domanda, perché ho già approfondito in altri video, voi potete andare a scovare nel mio canale per quanto riguarda i documenti per poter lavorare a Barcellona, ma il NIE si può anche fare dall'Italia, ho scoperto. Allora, non che io sappia, però potrebbe essere che io non so. Ti dico quello che mi hanno detto, lo puoi fare dal consolato italiano, cioè in Italia dal consolato spagnolo, puoi richiederlo. Cioè non lo escludo. È possibile sempre però con le stesse modalità, cioè devi, come mai vieni in Spagna a lavorare, cosa ti quindi devi dare sempre comunque una ragione, non è che te lo regalano, certo, però so che invece qualche consiglio su come prepararsi oltre a quelli che hai dato per venire qua, non so, tipo facciamo un esempio concreto, consigli di a livello di budget di venire qua un mese, prepararsi oppure il tuo consiglio. A questo proposito c'è una guida fantastica che ha fatto l'aiutamento di Barcellona, che è in spagnolo e in inglese, poi ti mando il link, così se vuoi lo metti in descrizione. Lo metto in descrizione, vai. Che spiega tutte le cose che ci sono da sapere quando ci si sposta a Barcellona, quindi come funzionano gli affitti, come funzionano i documenti, quali sono i consigli per i quartieri, come si cerca lavoro in generale, com'è l'ambiente, la cultura, la socialità, i quartieri qui, quindi c'è tantissima roba, quindi per me è stato prezioso. Io ho lavorato in un'azienda che si occupava di selezionare tantissime persone nuove, giovani, che venivano qui da poco, e l'ho messa come link nel manuale di onboarding, quindi di accoglienza, che avevano, proprio perché erano un sacco di informazioni fondamentali, preziosissime, quindi vi consiglio di partire da lì. Da lì troverete tantissimo. Io sto guardando se stavo registrando, per un attimo mi è venuto un colpo, perché ho detto ma stiamo registrando, mi è venuta l'ansia. E bella, quella del link, bravo, mi piace, così per aiutare anche le persone, perché qualcuno poi spesso mi chiede, però come faccio ad arrivare lì, non conosco nessuno, non so cosa fare. Io ad esempio quello che ho fatto, sono venuto qua, mi sono appoggiato una settimana a casa di una persona, di un amico, e quindi mi sono fatto aiutare in quel modo e ho avuto tempo di cercare stanze, eccetera. Però, appunto, ci sono vari modi per poter... Sì, anch'io ho cominciato... Ad esempio, io mi ero portato personalmente 1000 euro dietro e ho detto, finiti questi 1000 euro, se ho trovato lavoro, se mi sono sistemato, bene, se no torno a casa e ricomincio. Ho fatto un po' questa esperienza. Però io, sai che sono anche un po'... No, ma... mi bilancio. A prescindere dai miei consigli seri, comunque sia, venire qui è anche un po' un'avventura. Io l'ho vissuto come un'avventura, molti la vivono come un'avventura, quindi godetevi questa avventura se lo volete veramente. Il mio consiglio è preparatevi, però poi quando siete lì, o quando sarete qui, se volete veramente essere qui, vivetevela, perché la cosa più bella qua è iniziare con positività, con entusiasmo, cogliendo le opportunità che incontrerete davanti a voi, e quando affrontate il mondo davanti a voi qui con positività e allegria, le cose andranno sempre bene o andranno meglio più facilmente. Quindi la prima cosa è essere positivi, propositivi e entusiasti di questa esperienza. Bello, grande, grazie. Questo penso che sia un consiglio strautile, molto bello, e
e soprattutto da mettere in pratica. E, guarda, secondo me mettendo in pratica questo che ha detto Marco non avrete alcun problema, davvero, ha dato dei consigli super utili e di valore. Quindi vi invito a mettere in pratica quello che ha detto Marco. Tra l'altro, vabbè, non so se vuoi, io lascio il tuo Instagram. Se qualcuno avesse chi scriverti per qualche domanda, vabbè. Potete scrivere a Marco il suo Instagram. E basta, se hai altri consigli, non so, se vuoi dire qualcosa, vuoi un incoraggiamento a chi vuole lasciare la patria. E... mi viene da dirvi che Barcellona attira tanto, secondo me, gli italiani, perché è molto simile all'Italia. È come andare dal cugino figo, perché hai tutto quello che puoi desiderare in Italia, o almeno una grossa parte, e non, però hai, ma lo hai tutto insieme, no? Quindi hai insieme opportunità di lavoro, il mare, le montagne, il cibo. Non è mai come stare a casa tua in Italia, però è tutto quanto insieme, ed è veramente bello come cosa. Quindi capisco perché tanti di noi facciano carte false per sì. venire qua. Fate una prova e metteteci proprio voi stessi, perché sarà una bellissima avventura, però fatelo preparandovi. Non finirò mai di ripetere. Bello, abbastanza. Grande. Ragazzi, direi che con questo è tutto. Vi salutiamo qua dalla cucina del... Possiamo salutarti? Sì. Dai, un saluto al volo. Francesco, io l'ho fatto. Francesco fa il cuoco, giusto, qua a Barcellona, sì. Ok. Sì. Da quanto? Che vivo a Barcellona da febbraio. Da febbraio? Ah, anche tu, quindi fresco? Sì, più o meno. Un anno? Un anno. Siamo a febbraio, ma un anno fa. Ora sì, l'ho capita, un anno fa. Sì, a febbraio. Sì, a febbraio dell'anno scorso. Ho vissuto però in altri posti della Spagna. Ok. Sono proprio quello giusto per me. Vabbè. Insomma, però anche per... vedi, si lanciano un po' tutti. Lanciatevi, però seguendo i consigli di Marco che erano... Non solo i miei. No, vabbè, però i tuoi sono stati veramente anche molto preziosi e soprattutto perché da uno che fa colloqui. Per cui, grazie. A voi. Ciao ragazzi, alla prossima. Bocca al lupo.